that's a lie. Let's go, bitches. Scusate se sentite la mia voce un po' bassa, un po', diciamo, da ammalato, perché sì, in effetti sono di nuovo ammalato, sto con la febbre. Comunque, tralasciando questo, sono tornato qui per completare, diciamo, quella che è la mia storia su COD, gli eventi, quello che ho fatto, eccetera, eccetera. Quindi, bene, siamo arrivati a quello che era MV3 nell'ultima puntata, siamo arrivati a quello che era il COD XP, dove abbiamo giocato su quella che era la beta di MV3. Allora, vi spiegherò un pochino tutto. Penso che questo video sarà diviso in due parti perché sarà troppo lungo. Comunque, allora, per prima cosa, quando ci siamo qualificati al COD XP, siamo andati fino a Los Angeles. Una volta arrivati a Los Angeles, prima di tutto bisogna dire che eravamo stanchissimi. Io, tra l'altro, non avevo dormito. Il team era composto da me, Pain, Panino e Wossi. Avevamo preso Wossi, sì, giocatore, vi ho detto, skillatissimo singolarmente, perché Doll non poteva giocare essendo minorenne. Arriviamoci in questo albergo che tra l'altro era 5 stelle, una cosa immensa. Solo la hall era a due piani e aveva due fontane all'interno, una cosa fantastica, con lo Starbucks tra l'altro e il negozio di gadget. Il giorno dopo avevamo, diciamo, il torneo. Il giorno che siamo arrivati viene fatta tra l'altro anche l'estrazione e ci capita la prima partita contro contro il secondo team tedesco, che tra l'altro aveva battuto quelli che erano gli SK e i ZS, sì, perché c'erano ben 3 team tedeschi. Allora, cosa succede? Il giorno dopo dovevamo quindi giocare contro questo team tedesco, ora non mi ricordo il nome precisamente, comunque era la nostra prima partita e dovevamo giocare tra l'altro sul main stage. Quindi il giorno dopo partiamo su questo bus che aveva dentro legno di mogano, tutte delle cose assurde, cioè sembravamo dei VIP all'interno di questi bus, vetri oscurati, e vedevamo chilometri di file per entrare dentro a quello che era il COD XP, che registrò alla fine più di 20.000 persone questo evento. Persone partecipanti, intendo, che sono andate all'interno. L'evento è una cosa fantastica. C'erano tutti postazioni per provare cose di Call of Duty. C'è stata l'apertura di quello che era MV3 all'inizio. C'erano eventi musicali come quello dei Dropkick Murphys e il concerto di Kanye West. C'erano stelle dell'NBA. C'era la mappa Firing Range su cui si poteva giocare, una sorta di paintball. Tutte cose del genere, una cosa fantastica. Mezzi militari, le peggio cose. Comunque arriviamo al main stage e scopriamo che dobbiamo giocare a MV3 con dei settaggi praticamente da pubblica. Si giocava Team Deathmatch, Kill Confirmed, Dominio, Cerca e Distruggi. Quindi praticamente, diciamo, una sorta di cattura la bandiera, una sorta di tutti i settaggi erano da pubblica, c'erano molte restrizioni, quindi bisogna dire che alla fine il gioco non si poteva ben capire come funzionava. Però giochiamo la prima partita e vinciamo 3-0. Tra l'altro, giocando sul main stage, una cosa bellissima, avevamo un caster dietro di noi che era Fuiz, che faceva il caster a noi in piedi, e davanti a noi avevamo Astro, che faceva il caster della partita dei tedeschi. Comunque, battiamo il team tedesco e ci qualifichiamo per quello che è, diciamo, la seconda giornata. Nel frattempo vediamo tutte le altre partite e, ragazzi, è una cosa veramente bella vedere i team americani gridare, incazzarsi, perché quelli era il secondo evento più grande dove sia player europei che americani si sfidavano. Comunque, arriva il secondo giorno e dobbiamo giocare contro quelli che sono il team Apex, Tommy, questi giocatori qua. Io ero carichissimo, pure tutti i miei compagni erano carichissimi, volevamo vincere a tutti i costi, era una best of 5. Partiamo con il dominio e lo perdiamo di soli 10 punti. Io ero veramente gasato durante il dominio, tra l'altro mi ricordo ancora che feci una tripla scandalosa con l'UMP di MV3 e il caster dietro di me gridò Power, the Italian Stallion with the 3 P's, urlando, e tutta la gente intorno, una cosa fantastica, però perdemmo di soli 10 punti. Arrivò il cerca e distruggi e lì non eravamo molto preparati in cerca e distruggi. Stessa cosa Wossi, un giocatore, come vi ho detto, molto bravo singolarmente di skill, però non fortissimo, diciamo, in quello che era la modalità cerca e distruggi. Era troppo aggressivo, troppo offensivo, ragionava poco in queste cose, infatti giocò molto male e perdiamo anche il cerca e distruggi. Arriviamo al kill confirmed, riusciamo a tenere la lead fino all'ultimo secondo di 2 o 3 piastrine, quando a un certo punto ci ammazzano in 3, prendono le piastrine e andiamo in pareggio. All'ultimo secondo ci ammazzano, mi sembra Pain, se non sbaglio, Wossi, e gli prendono la piastrina e perdiamo anche quello. Veramente amareggiati per questa sconfitta e per questo nono posto. Tra l'altro a un posto solamente da quelli che erano i $25.000, quindi veramente una rosicata scandalosa. Ma
comunque un bellissimo evento, una bellissima esperienza, specialmente per la prima LAN estera alla fine che avevo fatto, tra l'altro specialmente una LAN a Los Angeles. L'evento bellissimo, il posto bellissimo, cioè rendetevi conto, non andavamo nemmeno in giro in taxi, cioè noi avevamo delle Lincoln per andare in giro con l'autista, una cosa fantastica. Comunque, oltre a questo, bisogna parlare di quando tornammo, che Doll riprese il suo posto con noi e cominciamo ad allenarci per quella che era la CPC di Decerto, con le finali a Bologna. Ci qualifichiamo ovviamente come primo posto, proprio senza mai perdere un match, e andammo a Bologna per giocare le finali. Praticamente, i team che c'erano all'epoca erano sempre i classici giocatori di cui vi ho parlato anche di Black Ops 1, però ovviamente in questo caso i roster erano un po' modificati. Arriviamo, diciamo, verso la finale, quando un team viene squalificato per colpa di un giocatore che in LAN, diciamo, si era fatto prendere un po' troppo dalla rabbia e stava per mettere le mani addosso agli organizzatori del torneo, e quindi giochiamo contro quello che era il team composto da Mauri, Andex, mi sembra, non vorrei dire cavolate, comunque quelli che ora sono gli NXG, e c'era questo giocatore Mauri in più. Vinciamo lì, tra l'altro, 3-0, e vinciamo, quindi ci qualifichiamo, cioè ci confermiamo come quelli che sono i campioni italiani di MW3 di Decerto, dove tra l'altro veramente diamo la dimostrazione della nostra superiorità, del nostro teamwork e del nostro affiatamento. Vinciamo quindi una coppa, premi in denaro, premi in roba varia, eccetera, eccetera. Però è stato un evento veramente divertente, ho conosciuto tante persone che mi seguivano, mi conoscevano all'epoca. Io all'epoca non facevo ancora video su YouTube, quindi era ancora un giocatore basta. Comunque, molto bello, io e Doll abbiamo fatto il caster di quelle che erano le partite tra l'altro di Cerca e Distruggi, e quindi ci siamo divertiti veramente tanto. Oltre a questo, c'erano nel contemporaneo anche le finali di quello che era il torneo di Cerca e Distruggi 5 contro 5, quello che tra l'altro oggi i Sublime, Colga, Frido, Royal, Collision e Killer hanno vinto. E vinto tra l'altro dagli Airborne con Pibo che clutcha all'ultimo secondo 1 contro 2, vincendo 4 a 3 diciamo, l'ultima partita finale decisiva. Quindi un evento secondo me molto bello, pure il posto molto bello, peccato però che sempre il Decerto è una cosa ancora di nicchia. Comunque questa, diciamo, è una sorta di fine di MW3, perché Pene e Panino decidono di smettere di giocare, decidono che loro ormai sono troppo vecchi, per come si può dire, non hanno più tempo per seguire il gioco e quindi si ritirano. Io e Doll rimaniamo da soli, allora decidiamo di creare un nuovo team, il Team Flash, riprendendo quel nome famoso che era stato conosciuto durante MW2 Black Ops 1, e di ricrearlo. In questo caso reclutiamo Gian, un giocatore che faceva parte degli Airborne all'epoca, e allo stesso tempo prendiamo anche Io con Colga avevo litigato su Black Ops 1 e quindi non ci parlavo più da tempo, da circa un anno. Però in quel caso ci riavviciniamo grazie a Doll che ci rimette in contatto e così via, e decidiamo di giocare assieme. Facendo i primi tornei, le prime One Day Cup, tra l'altro vinte tutte da noi assieme, infatti come squadra senza allenarci siamo riusciti a vincere subito 3 o 4 One Day Cup di fila. Decidiamo quindi di continuare a giocare assieme, ma Gian ci sembrava un po' l'elemento debole del team, allora decidiamo di dropparlo e di prendere quello che era Donny, che aveva giocato tra l'altro la finale contro gli Airborne a Bologna. Prendiamo Donny e le cose sembrano ancora di più migliorare, fino a che non arriviamo al momento di entrare nei PMP. Io mando una mail ai PMP e ricevo una risposta positiva, quindi diventiamo un team sponsorizzato, non più Team Flash ma PMP. E da là iniziamo ad organizzare quelle che sono le prime LAN estere, come proprio la Reflex GT6, scusate, Reflex GT8, le GL5 e poi più avanti altre LAN. Il nostro roster era composto da me, Colga, Doll, che si chiamava Ogre all'epoca, e Donny. Allo stesso tempo si formano altri team, come proprio gli NXG che si chiamavano Rapid, mi sembra, no, forse prima ancora avevano un altro nome, comunque. Allforce si chiamavano, ecco, e si cominciano a formare sempre altri team. Quindi alla fine l'Italia sembrava stesse crescendo in fatto di numero di giocatori per quanto riguarda Decerto su MW3, ed è quello che è successo veramente. Pure i tornei c'era un grande incremento delle iscrizioni in Decerto, e infatti ero molto felice di questa cosa. Comunque, non voglio parlarvi, ora siamo arrivati alla fine del video, non voglio parlarvi di quelle che sono state le LAN europee che abbiamo fatto con il team, voglio parlarne nel prossimo video perché so che vi prenderà tantissimo. Spero siate contenti di questo video e fidatevi, la prossima parte di MW3 sarà veramente da paura. Ci sono delle cose scioccanti che non sapete. Cose alla beautiful proprio. Comunque, quello che vi posso dire è che
da lì ci siamo cominciati ad allenare veramente seriamente, facendo GB, arrivando a fare un record di 40-0, mi sembra, 45, 43-0, non ricordo, era 36-0, precisamente. Siamo proprio allenati, ci siamo messi con una voglia, eccetera, eccetera, fino a che non siamo arrivati proprio a diventare uno dei team più forti in cerchio e distruggi in Europa. E ad avere delle tattiche veramente sincronizzate tra di noi. Vi parlerò delle prossime LAN, cioè delle LAN che abbiamo fatto su MW3 nel prossimo video, e finirò quindi il capitolo di MW3 per poi passare a Black Ops 2. Quindi vi saluto, bitches. Spero vi sia piaciuto il video. Let's go, bitches.